Buonasera, ancora una volta il Presidente della Repubblica cerca di fare da scudo al governo sulle critiche che piovono da tutte le parti alla legge di stabilità che solo 3 giorni dopo il suo varo è ormai costellata di critiche per l'appunto. Come vedremo, oggi i sindacati fanno sapere di essere pronti allo sciopero, gli imprenditori criticano numerosi punti della legge stessa e per di più, come si sa, c'è una spaccatura politica forte. I cosiddetti lealisti, i duri del PDL vanno avanti nelle loro accuse rispetto a una legge che sarebbe, secondo loro, impari rispetto alle aspettative e alle necessità. Ma c'è anche dall'altra parte il caso Fassina che fa chiarire quanto anche nel Partito Democratico ci sia una parte che non è soddisfatta di come la legge è venuta fuori dal Consiglio dei Ministri, senza adeguato coinvolgimento perlomeno. Non si sa se Fassina si dimetterà o no, c'è un chiarimento richiesto da Letta che è rientrato dagli Stati Uniti. In questo momento magari si saranno già incontrati, ma non se ne sa nulla. Quel che è certo è che proprio la legge di stabilità è stata l'occasione per la clamorosa spaccatura di scelta di svolta civica che proprio a quest'ora di ieri ha portato all'uscita di Mario Monti, che oggi rincara la dose, a sua volta riversando accuse nei confronti di coloro che proprio per tutelare la presenza di scelta civica al governo gli hanno votato contro all'interno del gruppo senatoriale del Movimento. Ma è evidente che le tensioni sono ormai scoperte e se ne è avuto, se volete, un'altra conferma con il coro di attacchi a Michele Santoro per la trasmissione di ieri di Servizio Pubblico che mostrava la testimonianza di Michel Bonnef riguardo agli usi ancora una volta privati di casa Berlusconi. Critiche che sono anche sfociate in una richiesta di danni in sede civile per 10 milioni, che è stata minacciata da Francesca Pascale, che come si sa è la nuova compagna dell'ex Premier. Ma riguardo a Berlusconi, domani è il giorno in cui la Corte d'Appello di Milano dovrebbe fissare il tempo di interdizione, così come richiesto dalla Corte di Cassazione dopo la sua condanna in via definitiva per frode fiscale al processo Mediaset. E però, parliamoci chiaro, l'appuntamento più importante, quello di cui non conosciamo ancora la data, il voto dell'Aula del Senato ha un nuovo tassello, perché Pier Ferdinando Casini ha detto non so come voterò al Senato, quindi non ha escluso un voto favorevole a Berlusconi. E se vediamo quello che è successo appena adesso in scelta civica, si può capire che gli equilibri forse stanno cambiando in modo favorevole al Cavaliere. Ma ci sono molti altri fatti, li vediamo insieme tra i titoli, esattamente tra 30 secondi. Napolitano difende la legge di stabilità al centro di molte critiche. Vanno bene gli atteggiamenti critici, dice il capo dello Stato, ma devono essere consapevoli dei vincoli che abbiamo e che non si possono aggirare. Superare questi limiti, aggiunge Napolitano, non sarebbe una prova di coraggio ma di incoscienza. Ma le critiche continuano a piovere, peraltro. E infatti nella maggioranza restano fortissime tensioni. Monti conferma che con scelta civica ha chiuso. Mi sento tradito, spiega. Ed è polemica dura con Casini. I gruppi parlamentari centristi a questo punto potrebbero dividersi. Sempre aperto anche il caso delle possibili dimissioni del vice ministro all'economia del PD Fassina, che attende un chiarimento con Letta. I sindacati intanto pensano a uno sciopero contro la manovra. Critica anche dagli industriali. Durissima polemica del PDL contro Michele Santoro. Nella puntata di ieri di Servizio Pubblico, l'attrice bulgara Michel Bonnef ha ribadito le sue tesi su quello che definisce fidanzamento di facciata tra Berlusconi e Francesca Pascale. Giornalismo spazzatura, attacca il centrodestra, mentre a Pascale pensa di chiedere un risarcimento civile di 10 milioni di euro. Le due facce dell'Italia, da una parte c'è la borsa che festeggia tornando ai livelli di luglio 2011, prima dell'esplosione della grande crisi finanziaria del paese, dall'altra c'è la povertà assoluta che in un solo anno è cresciuta del 29%, i numeri della Caritas parlano di 4 milioni di indigenti, ormai l'8% della popolazione.
Roma blindata in vista della manifestazione di domani con Notav, antagonisti, centri sociali, il corteo attraverserà il centro e per questo sono state rafforzate misure di sicurezza nel timore che infiltrati possano ripetere le violenze di 2 anni fa. Oggi 5 black bloc francesi sono stati fermati e accompagnati alla frontiera. Il sistema carcerario italiano è più terribile di quello che si legge. Ci sono condizioni peggiori di quelle di un maiale da allevamento. Così ai nostri microfoni Silvio Scaglia, il fondatore di Fastweb, all'indomani della sentenza che lo ha assolto delle accuse di frode fiscale per la quale è passato un anno tra cella e domiciliari. Buonasera, quindi Napolitano ancora una volta cerca di fare da scudo, di ergersi a Lord Protettore del governo nel momento in cui piovono le critiche sulla legge di stabilità che è stata licenziata solo 3 giorni fa dall'esecutivo. Chi spara critiche senza considerare le conseguenze è un incosciente. Giorgio Napolitano in un video rivolto ai giovani imprenditori, platea non proprio ben disposta nei confronti del governo. Non usa giri di parole per difendere a spada tratta la legge di stabilità. La categoria del coraggio facile. Il coraggio facile è quello del dire bisogna fare di più, non bisogna temere di fare di più. Tutto questo però è molto retorico e bisogna stare attenti a evitare che coraggio troppo facile non significhi poi coraggio poco responsabile. Parla ai giovani imprenditori il capo dello Stato, ma è evidente che si rivolge un po' a tutti, parti sociali, da Confindustria ai sindacati, amministratori locali, fino ai partiti. Chiarissimo l'avvertimento a chi vuole subito il taglio delle tasse. Il problema è di vedere nell'insieme su quali risorse possiamo contare seriamente, senza inventarci delle coperture fasulle sulla spesa dello Stato. Napolitano difende l'operato del governo nel suo complesso ricordando i passi in avanti, l'abbassamento dello spread, il riordino dei conti dello Stato. Bisogna andare avanti su questa via maestra, insiste il capo dello Stato, ottimista sul futuro quando ricorda che l'Italia ha superato momenti più complessi e drammatici di questo attuale, dice. Ma la crescita deve riguardare il nord come il sud, aggiunge il capo dello Stato. Ma le parole di Napolitano che si sommano all'apprezzamento del presidente Obama incassato da Letta negli Stati Uniti non fermano le voci critiche. Torna all'attacco del governo Sandro Bondi, la manovra contraddice gli impegni presi dal PDL con gli elettori, rilancia il coordinatore dal fronte dei lealisti del PDL, mentre Renato Brunetta, capogruppo del partito alla Camera, propone una cabina di regia per risolvere le tante questioni aperte sulla legge di stabilità. Su IMU e service tax i giornali sono pieni di simulazioni, ma i numeri reali ancora non si conoscono, avverte Brunetta in attesa di vedere in Parlamento il testo integrale. È una legge irrilevante per la crescita e senza equità, la bordata lanciata dall'europarlamentare PD Cofferati. Legge troppo soffice e poco incisiva anche per i renziani. È un gioco delle tre carte, il commento ironico del 5 Stelle Villarosa. E se in politica, abbiamo sentito, sono molte le voci critiche e tra l'altro la legge di stabilità è stata l'occasione per l'esplosione, come sappiamo, di 2 casi molto importanti, quello di Mario Monti e quello di Stefano Fassina, e dal versante delle forze sociali che si sentono le critiche più dure, i sindacati, ma anche gli imprenditori. Insoddisfatti del disegno di legge di stabilità appena varato dal governo, i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, Camusso, Bonanni e Angeletti, decideranno lunedì alle 9 nella sede della UIL se scioperare per chiederne la modifica in Parlamento. Uniti sì, ma non troppo. L'orientamento è per scioperare, annuncia la numero uno della CGIL Camusso, anche perché la legge rischia di essere una soluzione che, non facendo scelte, non scontenta ma non fa nemmeno l'interesse del paese. A me le larghe intese non piacciono, spiega, non si capisce dov'è il punto di mediazione tra le parti diverse. Il leader della CISL Bonanni è infatti molto più cauto. Discuteremo, ma credo sia prematuro parlare di sciopero. Dobbiamo incontrare prima Letta, che, di ritorno dagli Stati Uniti, potrebbe essere disposto a modificare ciò che noi riteniamo insufficiente. È questa la strada che dobbiamo cercare. Nella maggioranza ci sono componenti che inseguono l'ingovernabilità, la caduta del governo, il ritorno alle urne. Noi abbiamo una piattaforma, delle rivendicazioni. Se l'esecutivo non vorrà fare niente, decideremo. Non saremo gli utili idioti di nessuno per l'ingovernabilità.
L'Europa e l'Italia in particolare oggi sono la zavorra della crescita mondiale, sottolinea il presidente del gruppo Espresso Carlo De Benedetti. Non c'è un solo dato che induca davvero a essere ottimisti, aggiunge. La disoccupazione, in particolare quella giovanile, continua ad aumentare. Non c'è settore di impresa che veda una ripresa degli investimenti. I consumi stanno ulteriormente crollando. Malgrado i nostri sforzi, malgrado la tenacia di molti di voi, il paese si deindustrializza rapidamente. L'economia si sta fermando. Ci aspettavamo una manovra coraggiosa e di rottura che segnasse la fine del rigore depressivo e l'avvio di investimenti per la crescita. Ma non è stato così, dice il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Jacopo Morelli, al tradizionale convegno che quest'anno si sposta da Capri a Napoli. Al premier Letta chiede di rivedere il taglio delle tasse sui redditi da lavoro e da imprese. All'estero ci vedono come un morto che cammina. In una nota congiunta, i presidenti di Rete Imprese Italia, Confindustria, Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, Alleanza delle Cooperative, Associazione Bancaria Italiana, annunciano che proporranno al Parlamento di rafforzare l'impianto della manovra a partire da una riduzione più incisiva del cuneo fiscale e del costo del lavoro. Per Letta, dunque, un nuovo round con le parti sociali sarà inevitabile. E quindi la legge di stabilità potrebbe essere modificata proprio nel confronto con categorie dell'impresa e sindacati, ma soprattutto in Parlamento, dove però il clima è molto teso, perché appunto i casi Monti e Fassina hanno rischiato già di cambiare la geografia della maggioranza. Parlerò con Monti e Fassina. Letta, appena rientrato dagli Stati Uniti, pensò subito a come sminare i due casi esplosi nel suo esecutivo nelle stesse ore in cui dall'altra parte dell'oceano incontrava il presidente degli Stati Uniti, Obama. Le dimissioni minacciate dal viceministro dell'economia, ex responsabile economico del suo stesso partito, Fassina, che oggi ha sentito e nei prossimi giorni incontrerà, e quelle irrevocabili del leader di una delle forze che appoggiano il suo esecutivo, l'ex premier Monti. Entrambe testimoniano la difficile navigazione delle larghe intese. Fassina lamenta il metodo usato, lo scarso coinvolgimento e arruola una pedina di peso nella sua battaglia, il segretario PD Epifani. Ma di fatto il suo strappo mette in evidenza la sofferenza dei democratici che, dopo aver ingoiato l'IMU, speravano di passare all'incasso con la legge di stabilità intestandosi le misure per il lavoro. Così non è stato. Letta comunque è fiducioso. Se, come dice il viceministro, si tratta di un fatto procedurale, lo risolveremo, sembra convinto il premier. Più cautela nel maneggiare il caso Monti. L'esplosione di Scelta Civica, infatti, prende la legge di stabilità come spunto, ma nasce da un logoramento dei rapporti interni. L'ex premier va via accusando di tradimento i suoi, gli stessi che pochi mesi fa chiedevano posti in Parlamento. Nel suo jacuzzi fa i nomi del ministro della difesa Mauro e di Casini, registi della lettera firmata da 11 parlamentari che ieri hanno rimarcato il sostegno a Letta nelle stesse ore in cui Monti metteva nel mirino la legge di stabilità. Non è la linea di Scelta Civica quella di fare aperture ad un PDL che prima non venga sostanzialmente emendato da alcune personalità. Il vero nodo infatti riguarda il futuro. Monti non ha gradito il pranzo di Mauro con Alfano e Berlusconi, interpretato come l'avvio delle grandi manovre per far nascere una nuova formazione legata al PPE, mossa accompagnata dal sospetto di un aiutino per il leader PDL nel voto sulla decadenza in Senato. Accuse ridicole per Casini, che contrattacca. Chi sta a bordo in un momento drammatico come questo per l'Italia e per gli italiani non può seminare zizzania né mettere i bastoni fra le ruote, deve collaborare costruttivamente. Chi spera di trasformare la mia lealtà al governo in un'operazione pro Berlusconi, spiega il ministro Mauro, fa un atto vile, degno della peggiore propaganda fascista. E a Palazzo Madama Scelta Civica si prepara allo strappo. I 12 fuoriusciti potrebbero formare un nuovo gruppo di impronta popolare nel quale potrebbero confluire anche pezzi del PDL. E oggi, proprio oggi, Casini ha detto anche che non sa, non ha ancora deciso come voterà quando il Senato dovrà decidere sulla decadenza di Berlusconi, e quegli 11-12 senatori di Scelta Civica che potrebbero essere più vicini al PDL dopo la spaccatura di ieri farebbero molto cambiare la situazione dei voti in campo. Potrebbe essere molto più a portata di mano di Berlusconi, di coloro che sostengono la sua
non incandidabilità, non decadenza, potrebbero essere indispensabili quei voti e magari alcuni altri per rovesciare la situazione. Peraltro domani la Corte d'Appello di Milano dovrebbe già nella mattinata decidere quanto tempo sarà, quanto tempo durerà la incandidabilità dello stesso Berlusconi dopo la richiesta che ha fatto la Cassazione di quantificare di nuovo gli anni di incandidabilità per Berlusconi dopo la sentenza definitiva per il processo Mediaset, in cui è stato condannato, come si sa, l'ex premier per frode fiscale. Ma Berlusconi, il PDL, il centrodestra hanno un obiettivo concentrico in questo venerdì. È Michele Santoro. Dagli studi di servizio pubblico alle aule di un tribunale, perché adesso l'intervista shock dell'attrice bulgara Michelle Bonef, che intendeva svelare gli ultimi retroscena delle serate di Arcore, diventa un caso politico-giudiziario. Francesca Pascale, la fidanzata di Berlusconi, chiamata in causa dalla Bonef non solo per i suoi gusti sessuali, una ragazza ambiziosa che vuole sposarlo, vuole il potere e fa di tutto per arrivare, ha chiesto un risarcimento di 10 milioni di euro, chiamando in causa anche la 7. Si apre una faccenda giudiziaria, dunque se ne apre una tutta politica, perché se a sinistra da ieri sera tutto tace, a destra il PDL su quella frase "lì funziona così" si ricompatta e scatena un fuoco di fila durissimo. Santoro, squallido utilizzatore finale, Daniela Santanchè, rigattiere della notizia, ha dato il peggio di sé, Fabrizio Cicchitto, indecente e vergognoso, Raffaele Fitto, pessimo esempio di televisione, Beatrice Lorenzin, fango mediatico, macelleria televisiva, spettacolo barbaro, Renato Brunetti, servizio pubblico di scarica colma, la monnezza, Santoro se la scarichi nel giardino della sua sontuosa villa, Antonio Leone, ha toccato il fondo, intervenga l'ordine dei giornalisti, Renato Schifani, Santoro megafono di ogni illazione, Mara Carfagna, processo preventivo di piazza, Stefania Prestigiacomo, giornalismo guardonista, Maurizio Lupi, non accettiamo che il confronto politico scenda a questi livelli, Angelino Alfano, ghigliottina politica della sinistra, Gianni Alemanno, ributtante metodo mafioso, Ignazio La Russa, gogna mediatica, gossip e faziosità, Anna Maria Bernini. Ecco, questa è la raffica delle risposte alla puntata di ieri sera di Servizio Pubblico, dove la Bonef racconta di come il sistema Berlusconi le abbia permesso di fare l'attrice, produrre film e fiction per la Rai, addirittura incassare un premio costruito ad arte al Festival del Cinema di Venezia. Io adesso parlerò con il ministro Bondi e vediamo come possiamo, insomma, arrivare ad avere un premio, il minimo che ti meriti. Lì funziona così: alla fine della festa ogni ragazza ha una richiesta da fare a lui, perché è arrivata per qualcosa, per un ruolo in un film, per una borsa di pittoni, per pagare l'affitto, la luce, il gas. Io sapevo quello che andavo a fare. Poi ti autoconvinci che vuoi bene, che ti vogliono bene, perché è più facile ad accettare i compromessi, certo. Ma sempre di compromessi si trattava. C'era questa sala letta, che è la sala dei compleanni, chiamata da tutti, che c'ha un tavolo lunghissimo dove si possono sedere 80 persone, sì, sala letta, sì. In onore di Gianni? Non lo so. O di Enrico. Fu Vera TV, la sentenza ai posteri. Nelle reazioni a caldo di ieri sera c'è quella di Maurizio Belpietro, direttore di Libero. Stiamo veramente scivolando nel livello più basso. E c'è quella, che voleva essere liberatoria, di Massimo Cacciari. Non ne posso più di sentire parlare di Berlusconi, di Bunga Bunga, delle signorine di Berlusconi. Non ne posso più, Santoro. Pietà di me. Ne posso più. È tutto chiaro, è tutto evidente, è tutto palese. Basta, basta, basta! Basta si fa per dire, perché continua a essere, come abbiamo visto dalle cronache politiche, al centro della scena.